Sono le 20:44. Stavo quasi per non fare il vlog del giorno oggi. Giornata molto intensa, mi sono svegliato alle 7. Finito quello spartito che dovevo fare. Ho completato un pezzo degli Assassini del Pop, quindi di questo primo album in susso playback. Quindi è stata una giornata molto così impegnata. Ma che cazzo è? No, no, ora andiamo a vedere chi è e poi continuiamo il discorso. No, io lo voglio capire. Vediamo. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Vediamo. Pronto? Hello? Sto facendo proprio un video adesso e credo che verrà nel video questa cosa qui. Come perché? Perché non stacco, non faccio montaggio. Ma scusa, ma che lingua parli? Devo mettere il viva voce? Allora, appunto, forza, che il tempo scorre, non posso tagliare, non posso montare. Vabbè, scrivi su WhatsApp. Ok, che devo continuare. Ciao, 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 ciao. Mannaggia, spengo la luce e arrivo. Comunque. Allora, stavamo parlando, ancora il discorso non si è iniziato. Volevo parlare, come avevo annunciato in qualche video fa, di alcune tematiche psicologiche trattate in maniera naif. Cioè, allora, uno degli argomenti che viene trattato in psicologia, in filosofia, forse in meditazione, boh, no, meditazione nel senso nei percorsi spirituali, è la paura, il rifiuto, il lutto, eccetera. Allora, io in questo video, sì, voglio motivare il fatto di non temere il rifiuto. Ma perché? Perché? In che cosa potrebbe avvenire il rifiuto quindi per quanto riguarda un eventuale posto di lavoro, oppure una situazione di qualsiasi tipo. Un rifiuto amoroso, un rifiuto riguardo, non lo so, ditemi che tipi di rifiuto si potrebbero ci si potrebbe un rifiuto boh, tra persone, tra parenti, boh, un rifiuto dalla nascita, non so, una persona che viene abbandonata dalla famiglia, no? Ci possono essere tanti tipi di rifiuto. Perché quindi non temerlo? Perché la prima cosa che secondo me si dovrebbe fare è raggiungere una consapevolezza del valore di se stessi, quindi una sorta di autostima forte, quindi nel momento in cui intanto sappiamo che abbiamo miliardi, stramiliardi, cilioni, bilioni di potenzialità, no? Quindi, ad esempio, se tu che stai guardando il video ottieni un rifiuto, io no, io non lo ottengo il rifiuto. Se tu ottieni un rifiuto, tu dovresti dire: oh, peggio per quella situazione, no? Perché tu vali e come? Quindi nel momento in cui non sei
È entrata quella situazione, quella persona magari ti ha rifiutato o quel contesto, non fai parte di quel contesto, quel contesto, quella persona, insomma, tutto quello che non ti agglomererà. Che termine, agglomererà. Quindi se, perderà tantissimo. Quindi realizzare il fatto che nel momento in cui ricevi questo rifiuto da questa persona ha perso tantissimo. È una cosa infinita perché non ha probabilmente compreso il valore della tua persona, che è immenso. È immenso, quindi tu sostanzialmente devi comprendere questo, la tua bellezza, perché comunque potenzialmente sei una persona bella, con miliardi di possibilità di crescita, sia per quanto riguarda la bellezza interiore che fisica, no? Anche fisicamente tu dici, ma io sono una cessa. No, non è vero che sei una cessa. Sì, adesso sei una cessa, però se ti impegni, ti concentri, puoi diventare una bonazza, e che io poi, ecco, una teoria. Coltivare la tua mente, coltivare comunque la tua persona, può migliorare il tuo aspetto fisico. Tu voi direte, dice, ma tu con quella faccia parli. Vabbè, io dico, non è che ho prestato tutta questa attenzione verso me stesso. Magari fra 10 anni sarò molto più figo di ora, no? Quindi abbiate attenzione verso il vostro valore. E sappiate che potete diventare ancora più fighi, inside e outside, capito? Comunque, vai, io la faccio breve. Il vloghetto del giorno l'ho fatto con la mia amica Yoko. Ecco, Yoko, questo è un quadro. È un quadro del 2003, come ho detto in qualche video fa, realizzato con dei gessetti di fortuna. E niente, ancora resiste. Bah, meglio così. Un saluto e alla prossima. Mi raccomando, se siete capitati malauguratamente in questo video, entrate nel canale, iscrivetevi. Condividetelo, tutte queste cose che dicono tutti gli YouTubers, che palle, ma non lo fa nessuno. E seguitemi su Faccialibro, che c'è il link sotto. Andateci, cliccate, mi piace dappertutto. Preferiti, e fatele queste cose che a noi ci gasano. Ma vabbè, ciao ciao. 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 Ora stacca veramente. Ciao. Ciao. Ora non riesco a staccare. Allora, 3, 2, ciao. 1, ciao.